Allora, Lorenzo, il mondo dell'intrattenimento per bambini è cambiato moltissimo in questi tempi. Come si fa a intrattenerli e a farli divertire ancora al giorno d'oggi? Per intrattenere i bambini si fa come si faceva una volta, perlomeno noi che viviamo un po' nel mondo delle favole e abbiamo sempre cercato di raccontarle, continuiamo a raccontarle ancora. Ovvio che l'attenzione dei bambini magari è un po' diversa, però se abituiamo i bambini proprio a questi a cambiare questi ritmi frenetici che ci sono oggi, probabilmente possono crescere magari con più tranquillità, che forse oggi manca, no? La tranquillità, cioè tutto, è tutto molto più frenetico con i cellulari. Però insomma noi che arriviamo dal mondo della TV dei ragazzi, della Rai, perlomeno cerchiamo sempre di mantenere il nostro stile un po' fiabesco. Ecco, la tua esperienza com'è stata in questi anni? Come potresti descriverla, se non ti faccio una domanda troppo personale? No, è stata l'esperienza più bella della mia vita. Ovviamente entrare nella TV dei ragazzi mi ha permesso di capire come funziona il mondo del lavoro in televisione, mi ha permesso di avere il pubblico più bello che c'è. Insomma, il pubblico dei bambini è un pubblico vero, quindi se si annoiano se ne vanno, non è che rimangono lì a applaudirti. Per esempio, ora piove, i bambini vanno via.